Ciao Bettes.it, bestie e bestiari, l'ha fatte lui, Roald Dahl, l'ha fatte lui, Robert E. Howard, l'ha fatte lui, Leonardo, l'ha fatte anche Leonardo, va bene. La mia preferita è la Lumerta, proviene dall'Asia Maggiore, molto divertente. L'ha fatti lui, va bene, RTF, roditori taglieforti, io non credo che esistano, invece sì, Westry, zai, attacca la spalla. L'ha fatte anche William Goldman e mi piaceva anche le anguille urlanti. Fighissime. Poi, vabbè, lui è Dio. L'ha fatti pure lui, infatti bestiario pure lui, il mio preferito ovviamente è il Balrog. Io da piccolo volevo essere un Balrog, purtroppo sono diventato solo un piccolo critico cinematografico di merda, è una creatura decisamente, è una bestia decisamente meno affascinante rispetto al Balrog. Ovviamente l'ha fatto pure lui, il quale è una bestia peggio delle bestie che ha fatto, e va bene, hai copiato un po' John Tenniel, l'illustratore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco qua, il Jabberwocky, va bene, il suo primo film da solista extra Python, va bene, ok, allora, si sarà capito, mi piacciono gli animali, mi piace il fantastico, mi considero un animale, uno dei miei film preferiti è Animal House, il mio personaggio preferito del Muppet Show era Animal, e adoro il fantastico come si può dedurre dai libri che hanno accompagnato anche la mia infanzia. Allora, eccolo qua, Animali Fantastici e Dove Trovarli di David Yates da J.K. Rowling, eccolo qua, in base a questa intro doveva essere il mio film preferito e quasi, signori miei, lo è. Mi sono molto divertito, mi piacciono gli ultimi Harry Potter di David Yates, sono molto violenti, molto drammatici, molto Voldemort, non mi piace il Tarzan che ha fatto, mi piacciono gli Harry Potter che ha fatto. Questo film è quasi molto, molto buono per quanto mi riguarda. Perché? Perché racconta di Newt Scamander, uno di quelli che è come Leonardo, come questi qua. Scriveva bestiari, gli piacevano le bestie fantastiche, aveva a che fare con loro, se le portava nella valigia. Newt Scamander è uno zoologo magico, è diciamo l'autore di un libro sulle cui pagine si spezzeranno la schiena agli studenti di Hogwarts 70 anni dopo i racconti di questo film qua. Perché in Harry Potter la pietra filosofale appunto si vedeva il libro di Newt Scamander sugli animali fantastici e dove trovarli, quindi è un autore di bestiari, va bene così. Newt arriva a New York nel 1926, il film è ambientato 70 anni prima Harry Potter e la pietra filosofale, c'è solo J.K. Rowling alla sceneggiatura, lo interpreta Eddie Redmayne, c'ha il capello pazzo, c'ha la camminata storta, c'ha la valigia folle, perché arriva a New York e dentro la valigia ci stanno gli animali fantastici, che sono la cosa più bella del film, mi hanno fatto impazzire, sono lo snaso, sono l'asticello, Pickett, che gli fa anche la pernacchia, sono le Rumpent, sono il tuono alato, Frank, occhio, anche Nixon aveva un istrice di nome Frank, ma questo è uno sketch di Monty Python, anche loro molto amanti degli animali, del fantastico, degli animali fantastici, c'è un tuono alato di nome Frank, c'è il velenottero, c'è l'occami, c'è il Demiguy, il Demiguy è fantastico perché è molto timido, è un yeti che scompare. E poi e tutti questi stanno nella valigia di Newt Scamander, va bene? Che è una valigia pure che ti porta in una dimensione dove ci stanno tutti questi ragazzi. Allora lui arriva lì e già io, lo snaso è uno dei primi che scappa. E succede un casino perché lo snaso, se qualcosa luccica, lui si precipita. E occhio perché sembra piccolino lo snaso, ma se prende tutto, se mette tutto non si sa come, ma gli spazi sono relativi. Lo spazio della valigia di Newt è relativo, lo spazio del ventre dello snaso è relativo, nel senso che gioielli, monete, fighissimo. Ok, allora Newt arriva a New York, è il 1926, il film è molto Men in Black perché non solo c'è obbligateli, quindi c'è l'idea che non ti ricordi più niente, ma c'è l'idea che c'è un sottomondo, c'è anche un Carlino come Men in Black, e c'è l'idea che, occhio, c'è anche la comunità dei maghi. Quando Newt arriva con la sua valigia a New York, la comunità dei maghi è Macusa, la comunità dei maghi USA è Macusa, sono un po' dei Matusa, come avrebbe detto Rita Pavone, che è un altro animale fantastico, vabbè, questa me la dovete concedere. Detto ciò, lì comanda Carmen e Jogo, ma quanto è bella, ma quanto è brava, ma quanto è severa, sta lì e lei dice, occhio, non ce dobbiamo far vedere, non ce dobbiamo far vedere. Il problema è che, mentre, allora, il film ha due trame forti, a Newt gli succede tutto con la valigia, lo snaso, scappano gli animali, e quindi c'è l'idea di Newt che deve inseguire questi animali per recuperarli. E c'è anche qualcosa che si sta sprigionando, non solo gli animali che si vogliono sprigionare dalla valigia di Newt,
Ma c'è qualcosa che si sta sprigionando a New York, una grande repressione. Il film parla di proibizionismo, speakeasy, gente che proibisce. Forse c'è una famiglia, forse ci sono delle repressioni, forse ci sono dei poteri magici, obscurus, che si devono scatenare. C'è qualcuno che indaga, c'è qualcuno che scappa, c'è una madre. Insomma, il film è molto interessante per questo messaggio sulla repressione. Mi ha molto, molto colpito. E nel frattempo poi c'è Newt che deve andare di qua e di là. Lui farà la conoscenza di un pasticcere non trotskista, di un pasticcere corpulento, bellissimo, meraviglioso, Kowalski, un nomag. Perché guardate, questo è un film anche su scontri e rivalità tra Stati Uniti e Inghilterra. Mi piace anche sull'accademismo. Cioè, a un certo punto c'è Newt che dice: no, abbiamo noi i college migliori tipo Hogwarts, e gli americani gli fanno: ma che stai a di? Allora, carina, no, questa rivalità, e anche sulle parole. Babbani sono noi borghesi che non sappiamo niente di magia in Inghilterra, Nomag sono negli Stati Uniti. C'è un Nomag che è il cuore del film, si chiama Kowalski, è un pasticcere, lo ripetiamo, non è trotskista, è un pasticcere corpulento interpretato alla grande da Dan Fogler, è il cuore del film, è il Nomag che entrerà in contatto con questo gran casino, qualcuno che è represso, la comunità dei maghi preoccupata, e Newt che deve inseguire lo snaso e tutti gli altri animali che sono scappati. In mezzo c'è Kowalski, un uomo come noi che non capisce niente, ma c'ha un cuore grande così come la sua panza. E guardate, non mi sono innamorato solo io di Kowalski, di un grandissimo Dan Fogler, ma forse anche la meravigliosa, unica, interpretata da Alison Sudol, Queenie, che è sorella di Porpentina. Porpentina è una che s'attacca, è un po' petulante, è un po' lagnosa, s'attacca a Newt, eppure lei sta indagando su questo qualcosa che sta emergendo, questa tensione che c'è dentro New York. Guardate, il film ha degli effetti speciali mirabolanti, d'altronde sono stati bravi, sono stati coerenti da un punto di vista animalesco, perché i supervisori sono Burke, che vabbè, lui no. Ma poi l'altro è Manz, come un manzo, e l'altro è Grillo, come un grillo. Quindi l'hanno anche chiamati questi ragazzi con i nomi degli animali. L'hanno chiamati perché hanno i nomi. No, non è vero, vabbè, una cazzata. Però è coerente. E quindi gli effetti speciali sono bellissimi. Non mi è piaciuto Eddie Redmayne. No, ogni tanto Eddie stecca. E quando stecca, essendo un bravo attore, stecca e stecca dal primo minuto all'ultimo. Il suo Newt Scamander non mi ha convinto. Voi direte: ma è il protagonista? No! Ci sono un sacco di altra roba, un sacco di altre cose, ragazzi, in questo film, tra cui i nostri amici meravigliosi. C'è lo snaso, dai. E poi c'è Kowalski. Quindi Kowalski e Queenie, la sorella di Porpentina, sono il cuore del film. E poi c'è Porpentina, che non mi è piaciuta, Catherine Waterstone, che è un po' come Newt Scamander, proprio non funziona. Colin Farrell, retorico. Carmine Giogo, l'ho già detto che voglio farmi frustare da Carmine Giogo, sì, mi piace tantissimo. E insomma, signori, è un film. E Ezra Miller, Ezra Miller, Ezra Miller, che a un certo punto lo menano con le cinghie, ma lui non prova piacere come quel disastro di ragazza di Judd Apatow, dove Ezra era fantastico. Ma quanto è figo Ezra Miller, stai diventando sempre più pop. E vabbè, Ezra, lo sapete, sarà fantastico. Ok, allora, animali fantastici e dove trovarli? Come l'ho trovato? Quasi totalmente fantastico. Ciao, Bettist.